benvenuti a Vegas to Italy, la striscia quotidiana che vi racconta l'avventura dell'Italia del poker alle World Series. Oggi, giornata numero 31 del nostro viaggio, vi parleremo del day after di Rocco Palumbo con il suo ritorno ai tavoli dopo il successo nell'evento 44. Di Dario Aliotto arrivato ad un passo dal tavolo finale del 1500 dollari Omaha High Low. Ma subito spazio alle emozioni provate da Rocco J in occasione della cerimonia di consegna del braccialetto. Sicuramente incredibili, tant'è vero che sono rimasto imbambolato, come penso mai mi sia successo nella mia vita. Emozionante, imbarazzante, tutto di più, insomma, è stato bellissimo. E anche sentire il coro degli amici è stato fantastico. Hai notato che il coro era fuori timing, come spesso accade anche ai giocatori di calcio alle partite, no? Ho notato anche che qualcuno, nonostante io non sappia bene l'inno, ha sbagliato qualcosa, sì, però ammetto che poi mi è venuto anche un po' da cantarlo a me, nonostante non sia uno che apprezza neanche cantare, quindi, però almeno scandire le parole mi è venuto spontaneo. Hai dormito questa notte? Sì, poco, ma ho dormito. Diciamo che quando mi sono messo a letto ho dormito. E il discorso che hai fatto in inglese rigorosamente era preparato o hai improvvisato? Ho improvvisato anche perché non pensavo me lo facessero fare, onestamente, visto che non a tutti è permesso farlo. Evidentemente lo fanno fare quando pensano che ci sia un seguito abbastanza importante. Comunque non penso che ci fosse da prepararlo, che, visto che comunque è ovvio che se devo fare un discorso era per congratularmi con tutti i supporters che mi hanno seguito in questo modo così accanito. Non pensavo neanche di avere così tanto seguito alla fin fine. Hai chiamato casa, immagino, hai parlato con tua moglie e con Gabriele, tuo figlio. Che cosa ti hanno detto? Beh, allora mio figlio non capisce ancora esattamente come funzionano le cose, però capisce che se le cose vanno bene, vanno bene, cioè, però diciamo che gli basta capire vincere o perdere, quindi non sa la dimensione della cosa. Però penso che per l'euforia generale che c'è a Genova, in casa mia, in casa dei miei genitori, da cui sono quasi sempre, abbia capito che sia successo qualcosa di abbastanza grosso. Ho sentito tutta la famiglia, compresi i miei genitori, anche i suoceri, insomma tutti molto euforici ovviamente. Come detto, Palumbo ha scelto di non aspettare neanche un minuto per tornare in action, sedendosi ai tavoli del torneo senza bui che ha visto Mustafa Kanit, Lorenzo Sabato e Max Pescatori andare a premio. Beh, intanto diciamo che questo torneo mi piaceva, un po' particolare, nuovo. Poi io sono sempre stato molto l'idea che in questo gioco bisogna veramente giocare, giocare, giocare per avere risultati. Poi alla fine a me piace, quindi è abbastanza facile. Poi voglio rimanere coerente con la mia linea ed evitare soprattutto di montarmi la testa qua, perché che non penso succederà. Però è importante continuare a giocare gli stessi limiti e evitare di fare qualche passo falso o sbagliato. Infatti penso che dopo, per rilassarmi un pochino e passare un po' di tempo sull'iPad, magari rispondere su Facebook a tutto il caos che è successo, penso che andrò a giocare una partita di cash game rigorosamente agli stessi livelli che giocavo gli altri giorni. Questo significa che sei uscito dal torneo? Questo significa sì, che siamo usciti dopo un'oretta, il torneo ha una struttura molto turbo. Ti dirò, tanto per ridere, sono stato scoppiato, sono uscito sorridendo e il mio avversario mi ha guardato come se fossi stato un idiota. Alla fine sono uscito al 70% e lui ancora un po' me lo chiedeva, però alla fine non ce la fai a non sorridere, no? Dario Aliotto era impegnato nel day 2 del 1500 dollari Omaha High Low. Il capitano del Team Sisal ha sfiorato il tavolo finale chiudendo 17esimo. Per lui poca fortuna nei colpi decisivi, ma tanta abilità nel gestire situazioni di short stack, che in questo gioco presentano dinamiche differenti da quelle dell'Hold'em. Ora, sicuramente è più facile, non solo è più facile, è anche più, diciamo, più difficile essere eliminati, perché nel No Limit Hold'em quando pushi la situazione è molto semplice: o vinci bui o magari vinci uno che ha raisato, tu fai 3-bet push e vinci, finisci il piatto lì. Spesso double up più perdi, o malo puoi perdere, poi double up puoi anche splittare. La maggior parte delle volte si splitta, quindi diciamo che hai una chance in più per riuscire a sopravvivere con uno short stack fino a quando effettivamente magari riesci a raddoppiare oppure perdi. Però comunque diciamo che è meno grave la situazione di short stack nell'Omaha perché hai quella possibilità in più, che diciamo è come avere una vita in più. Anche per oggi è tutto, amici di Vegas to Italy. Appuntamento a domani per sentire cosa pensa Flavio Ferrari Zumbini del successo di Palumbo. See you tomorrow, guys!